della sinistra. Sulla crisi hanno detto molte cose che in larga parte condivido e che si, diciamo, non potevano neanche essere dette in maniera del tutto esauriente in questa sede, perché l'articolazione dei problemi è piuttosto interconnessa su vari temi che tutti voi siete qui, per cui do per scontato che abbiate in qualche maniera frequentato, no? su quelle fonti, su quelle rare fonti alternative che ci lascia il sistema, no? Il sistema mediatico se non altro, il che è già un altro aspetto della crisi. La crisi non sarebbe possibile in questa forma se non esistesse il controllo mediatico che c'è attualmente. Questo controllo mediatico ci porta direttamente al terzo punto, l'alternativa. Voi ricorderete tutti una delle più, non volevo usare un aggettivo forte, ma comunque sgradevoli manipolazioni che sono state compiute nel corso degli ultimi poco più di 30 anni, diciamo, è stata la famosa formula TINA, T-I-N-A, There is no alternative, che veniva usata, molti di voi lo ricorderanno, da la Thatcher, Margaret Thatcher, la quale in questa maniera aveva fissato un paradigma che trascendeva la vostra capacità di giudizio, la vostra in quanto cittadini. Noi come cittadini ci troviamo a subire per definizione un processo deliberativo che eccede le nostre capacità oppure la nostra legittimazione morale, perché l'altra faccia del voi non potete capire è voi siete colpevoli di qualcosa. Pigri, spregoni, avete vissuto al di sopra delle vostre possibilità. Questo, attenzione, questo paradigma non è qualcosa di estraneo alle dinamiche economiche, è il fluidificante e al tempo stesso anche il propellente della crisi economica, perché questa crisi economica che viviamo oggi non è affatto una crisi sistemica del capitalismo, perlomeno non lo è né nelle intenzioni né nello stato di coscienza di chi prende le decisioni. Questo è un regolamento di conti. Capire qual è questo regolamento di conti ci consente anche di identificare le soluzioni. Noi abbiamo avuto, molti di voi, anche questo è un fatto notorio, adesso non voglio ripetere cose scontate, ma è importante focalizzare questo perché per quanto frequentato, no, dal discorso comune, sociale, per uno di chi si interessa, perché poi gli altri stanno a guardare la televisione in cui gente si azzuffa sull'urgenza di fare i tagli della spesa pubblica per poter diminuire le tasse. Ora, non è poco questo, perché guardate che se c'è una ricetta per buttarsi oltre il baratro sul quale stiamo indugiando, è esattamente questa. Quindi è una gravità assoluta che in questo passaggio i mezzi mediatici e strettamente connessi al diktat o comunque al programma politico siano lì che ci vengano a dire 24 ore su 24 reti unificate questo mantra, e cioè che noi per poter diminuire le tasse dobbiamo tagliare la spesa pubblica. Allora, qual è appunto il dissidio, o meglio l'alternativa che è stata nascosta? Perché vedete, Margaret Thatcher è stata la forma grezza primordiale, no? In una sorta di pseudo-vitalismo del liberismo sfrenato, che ha, diciamo, in qualche maniera introdotto come un veleno qualcosa che ha mitridatizzato il modo di pensare, e che ovviamente è stato, lo ripeterò all'infinito perché non basta mai, e che è stato ovviamente propagato come un virus, no? Attraverso il controllo mediatico, cioè lui, la grossa stupidata viene detta e poi viene ripetuta finché tutti si assuefanno.
Allora, l'alternativa è che è sempre constatabile dalle serie storiche dello sviluppo economico mondiale, qualcosa che è veramente difficile da nascondere, che lo sviluppo mondiale, ad esempio i paesi emergenti, ma anche i paesi occidentali europei, avevano fino a un certo punto una crescita di gran lunga, prolungata per decenni, di gran lunga superiore. Tutto il mondo cresceva di più, è una cosa straordinaria, e tutto questo avveniva attraverso un sistema che a un certo punto è parso completamente inaccettabile. Allora, il sistema era quello che Iman Minsky, uno degli ultimi grandi economisti keynesiani, diciamo, facenti funzione, che non siano stati infiltrati dalle teorie neo-keynesiane, che hanno costituito a lungo una sorta di, come dire, di fake e suggestivo, no? Perché io mi ci metto keynesiano, poi ci metto neo, quindi qualcuno ci abbocca sempre, no? E comunque diceva che allora la teoria è questa, quindi allora noi abbiamo small government, gold standard, constrained, laissez-faire capitalism, con banca indipendente, cioè abbiamo il governo piccolo, piccolo governo, piccolo Stato. Bisogna restringere il perimetro dello Stato. Questa è una cosa che ci viene ripetuta esattamente come la questione della spesa pubblica e la questione del deficit, che è colpa vostra, il deficit fa male perché fa entrare in crisi le nazioni. Se qualcuno dovesse negare che la spesa pubblica fa parte della domanda aggregata e che il deficit corrisponde al risparmio privato, e in più però incorpora anche un altro piccolo dettaglio, che è il saldo delle partite correnti e dei redditi netti sull'estero. Allora, cosa significa questo? Che in qualche misura su questo il deficit è un potenziale di crescita molto, molto forte. Io sono d'accordo con quello che dice Warren Mosler, ovviamente, purché sia legato, perlomeno vedendo come funzionano i saldi della contabilità nazionale, perché sia legato a un livello di cambio adeguato. Se io tengo un livello di cambio che mi manda in deficit strutturale delle partite correnti, il mio risparmio, quindi la mia potenzialità di investimento e quindi la mia effettiva capacità di crescita, finisce da qualche altra parte. Quindi avrò un deficit che è distruttivo. O meglio, che finirà per essere distruttivo, perché rimarrò in una trappola di liquidità da caduta della domanda, ed è quello che si sta verificando. Il credit crunch significa che la liquidità sta dentro le banche, che sono tra l'altro i percettori. Vorrei notare che chiunque volesse analizzare i saldi della contabilità nazionale, o comunque i grandi aggregati dell'economia nazionale, si accorgerà che il credit crunch corrisponde esattamente al trasferimento di interessi sul debito pubblico che viene fatto al sistema bancario. Le due cifre stranamente coincidono. Addirittura si può andare a vedere che negli ultimi anni, da quando è subentrata l'austerity, l'ammontare del saldo primario coincide con la rimessa degli interessi al settore finanziario estero. Quindi noi sostanzialmente stiamo comprimendo l'economia per pagare gli interessi sul debito all'estero, e stiamo comprimendo l'economia per consentire alle banche di rinsaltare i loro bilanci in modo assolutamente svincolato dall'economia reale. Allora, una delle cose che volevo proprio, forse era poi il discorso che potrei proprio finire qui. Allora, se noi verifichiamo i termini di quello che è il nostro modello costituzionale, ma questo significa che è il nostro modello vincolante, cioè il nostro primo e più alto riferimento di legalità, quindi la legalità costituzionale è la più importante di tutte. Ammettiamo questo, no? Tutto il resto delle leggi hanno meno importanza. La Costituzione delinea un modello, che è quello invece del big government, flexible central bank, interventionist capitalism, cioè quello dello Stato interventista,
che ha una banca centrale flessibile perché è soggetta all'indirizzo del governo, per cui deve essere flessibile, perché il ruolo della banca centrale è quello è un ente ausiliario dello Stato, non di più. Perché svolge questo intervento pubblico? In Italia questa Costituzione cosa c'ha di particolare che ci dà una salvaguardia che forse altri non hanno? Ma non lo dico egoisticamente, lo dico perché intanto che abbiamo una situazione in cui si diffonde il malessere, quello vero, in cui il disastro inizia, non è che lo temiamo, è già qui. La nostra Costituzione, attenzione, è basata su un concetto di sovranità che è quello democratico cosiddetto necessitato, cioè non è nella Costituzione concepita un'astratta sovranità come potere di supremazia dell'organizzazione dello Stato sui cittadini, è concepito la sovranità è legittima e contenuta soltanto nel fatto che vengono perseguiti i diritti fondamentali, il primo è il diritto del lavoro. Quindi sostanzialmente la nostra Costituzione prefigura questo modello, cioè quello che secondo la Thatcher e poi secondo i trattati, perché i trattati sono questo, sono ordoliberismo. Se c'è tempo ci spenderemo due parole su che cos'è l'ordoliberismo, cioè l'impadronimento delle istituzioni democratiche per invertire il senso della loro azione. 180 gradi, si continuano a chiamare come prima, si fa una bella operazione cosmetica, tutto quello che fanno è esattamente l'opposto di quello che prescrive la Costituzione. Tutto quello che fanno. Allora si dice. Quindi la Costituzione sostanzialmente, io vi invito a leggere semplicemente gli articoli 1 e 4, se qualcuno ce l'ha sotto mani, ma è facile, poi qua ci sono anche delle persone con cui ne abbiamo anche lungamente discusso. Significa le istituzioni in testa a governo e Parlamento devono, e la legalità costituzionale, perseguire il pieno impiego, la piena occupazione, il pieno impiego del fattore lavoro, perché il lavoro non è merce, ma è dignità umana, semplicemente questo. Ci si dice, ma ora c'è la globalizzazione, e qui a me cascano le braccia, perché vedete, la globalizzazione non è un fenomeno naturale, la globalizzazione non è lo sviluppo naturale della tecnologia e del capitalismo, non ha nessuna correlazione con ciò, o perlomeno quantomeno con lo sviluppo naturale della tecnologia, anzi al contrario, fa deperire la ricchezza delle fonti di produzione tecnologica, per cui è una scusa un po' stramba. La globalizzazione è un fatto istituzionale, se è un fatto istituzionale è un fatto deciso dagli uomini che hanno delle responsabilità politiche. Cos'è la globalizzazione? La globalizzazione, dal punto di vista sostanziale, è l'estensione del liberismo al mercato dei capitali e al mercato degli scambi, diciamo, commerciali generali, quindi sostanzialmente è un modo in cui viene riplasmata a posteriori la produzione, perché evidentemente dove vanno i capitali, la produzione, cioè, avrà una certa influenza sulla produzione, così come al tempo stesso sulla vita delle persone, perché i capitali si muovono e si muovono le persone dietro, infatti abbiamo un problema non indifferente di movimento di forze lavoro nel mondo, ma non solo, ma è anche un modo in cui vengono regolati gli scambi, perché l'effetto finale di questo è che chi ha il potere di determinare l'allocazione del capitale determina anche cosa e quanto produce chiunque altro. Quindi avremo sempre una posizione di potere e una posizione di assoggettamento. Questa viene perseguita, perché è un fatto istituzionale, dicevo, perché viene perseguita attraverso degli accordi internazionali. Ovviamente questi accordi internazionali sono tipici, agiscono nel modo tipico del diritto internazionale, che da sempre, guardate, questa è una teorizzazione generale che risale al Pacta sunt servanda, quindi risale
alle prime riflessioni, diciamo, rinascimentali, grosso modo, sul diritto internazionale. Vi risparmio la questione del Trattato di Vestfalia, perché veramente il ribaltamento che ha anche sul significato del Trattato di Vestfalia, cioè sulla nascita degli Stati, è un'altra operazione mediatica che si iscrive nella stessa strategia neoliberista. E quindi la demonizzazione dello Stato, specialmente se lo Stato democratico nazionale sociale pluriclasse e redistributivo, quindi sostanzialmente un'alterazione psicotropa, no, della verità storica. L'accordo internazionale ha invariabilmente una parte più forte e una parte più debole, però ha la giuridificazione e quindi struttura e cristallizza le posizioni di forza. Ora, se avrò addirittura un trattato internazionale che istituisce un'organizzazione internazionale, avrò creato una sociologia della forza. Tutte le organizzazioni internazionali che nascono con l'idea di regolare, con lo scopo di regolare l'economia al fine di liberalizzarla, e questa poi è stata la trasformazione genetica che hanno avuto il Fondo Monetario Internazionale, la World Bank e non ultimo anche lo stesso regolazione del commercio mondiale attraverso prima un sistema, diciamo, condiscendente come era il GATT, no? Il General Agreement of Trade, e poi successivamente il WTO invece che è liberalizzatore. Quindi questa trimurti ovviamente cristallizza, chi aderisce si trova in quella situazione diciamo antipatica di essere per definizione e per sempre dalla parte debole di questa struttura sociologica internazionale. Lo fa per una necessità, che è estrema spesso, no? Perché hai bisogno di un certo grado di sviluppo che altrimenti non sarebbe sostenibile, perché in generale l'emissione di moneta non porta in sé all'inflazione, ma certamente questo diciamo, non è valido laddove non ho infrastrutturazione di risorse industriali, di conoscenze e di risorse finanziarie. E infatti noi, Italia, nel senso non lo dico con orgoglio nazionalistico, non lo dico con tristezza, non eravamo fra i paesi che avrebbero dovuto, al momento in cui si è iniziata a concepire questa bella questione del vincolo esterno, non eravamo fra i paesi che avrebbero dovuto obbligatoriamente accettare questo tipo di vincoli. Oggi sentite parlare tanto di condizionalità, ma se voi foste andati a vedere ciò che dà almeno 25 anni fa il Fondo Monetario Internazionale, avreste visto che gli schemi che sono stati applicati alla Grecia e al Portogallo e all'Italia, la lettera BCE non è altro che una grossa espressione di condizionalità di un organo esterno alla sovranità democratica. Quindi, ma avreste visto che quegli schemi è un format. È un po' il Grande Fratello, come il Grande Fratello televisivo, se lo sono passato tutte le televisioni d'Europa. Quindi cioè, ci sta, voi tu sei debitore, sei brutto, che sulle tue professioni faccio la condizionalità. E adesso la tua domanda crollerà, però la inflazione pure crollerà. E io avrò tutelato i creditori finanziari esteri. Perché questo è lo schema. Ma come può succedere per un paese come l'Italia, che originariamente non aveva queste condizioni di necessità, era un paese prospero, non c'è dubbio che fosse prospero, ce lo dice, pensate, ce lo dicevano persino, che ne so, Giavazzi e Spaventa alla fine degli anni 70, facevo per un articolo in inglese, pubblicato credo su una rivista inglese prestigiosa, adesso non me la ricordo, e dicono: il modello italiano basato, pensate, sulla flessibilità del cambio, sostanzialmente ridotto all'osso, sulla flessibilità del cambio e sulla indicizzazione salariale e sulla defiscalizzazione degli oneri sociali si è dimostrato vincente. Siamo usciti dalla crisi prima di tutti, la Thatcher era sostanzialmente fallito, la nostra capacità di sviluppo è stata tale che noi sul finire degli anni 70 avevamo ricostituito prima di qualsiasi altro paese europeo gli impianti e eravamo arrivati a una capacità industriale praticamente il cui incremento era il primo d'Europa. Questo stiamo parlando del 78, 79, 80.
Questo è un articolo a consuntivo di questo triennio che culmina nell'81. Poi l'81 è il crash. Per chi non lo sapesse, nell'81 esiste il divorzio Tesoro Banca d'Italia. C'entra come il cavolo a merenda! C'entra come il cavolo a merenda, perché funzionava tanto bene Big Government Flexible Central Bank, e invece no, ci siamo trovati la Independent Central Bank, cioè l'anticipazione di quello che poi è stato cristallizzato nei trattati di Maastricht. Allora, come è stato possibile imporci questo? Perché ci abbiamo creduto, noi abbiamo creduto all'idea che noi fossimo vittima del familismo. Ve lo ricordate? In quegli anni i sociologi venivano, non so se fosse americano o inglese, a dirci che noi eravamo familisti amorali. Ma è bello che noi, invece di riderci sopra, noi ci abbiamo creduto, abbiamo iniziato, la nostra classe politica è tutta corrotta e noi siamo capaci solo di clientelismo, quindi la spesa pubblica è per definizione è spreco, inefficienza e improduttiva. Attenzione, con un osservio vi invito, tutto questo viene detto sistematicamente, è un format, ve l'ho detto, viene detto sistematicamente a tutti i paesi del mondo che vanno sottomessi. Ora il problema è che mentre quegli altri paesi lì teoricamente non avrebbero difese culturali, o comunque non avrebbero una classe, un'elite sufficientemente raccordata con una accountability, cioè con una responsabilità verso gli altri, verso il resto della società, no? Agiscono in maniera, predatoria già all'interno del proprio paese, senza bisogno che arrivino i predatori dall'esterno. In Italia non era così. Quindi è un processo abbastanza misterioso quello in base al quale noi ci siamo fatti riservare da 30 anni in un crescendo rossiniano, Rossini è un genio, questo è un genio del male, quelli che l'hanno concepito, noi ci siamo fatti imporre il trattamento che è stato riservato ai paesi in via di sviluppo, ai paesi emergenti, fino al punto che in una sorta di self-fulfilling prophecy, questo sta diventando vero, cioè a forza di darci questo trattamento noi ci stiamo scivolando in quella condizione. Allora noi dobbiamo assolutamente pensare all'alternativa, ma l'alternativa è pronta, c'è già, è il recupero del modello costituzionale, è semplicissimo. Perché è semplice? Perché la Costituzione pure è oggetto della stessa manipolazione. La Costituzione non è il numero dei parlamentari, la Costituzione non è il semipresidenzialismo o la legge elettorale raccordata col nuovo modello di governo. Ma stiamo scherzando? Non abbiamo bisogno di altro. La Repubblica democratica fondata sul lavoro. La Repubblica garantisce l'effettività del diritto al lavoro. Punto. Punto. Tutto il resto è... Luciano, scusa, dobbiamo avviarci. Scusami. Sì, potrei anche aver finito qui. Tanto avete capito. Se vi piace, ne prendiamo un altro.